amanti del cinema, io sono la Vero ed oggi parliamo di Valeria nella città dei mille pianeti. Il nostro destino è nelle vostre mani. Gli ho insegnato io a farlo. Ammettiamolo, chi è che non vedeva l'ora di vedere questo film? Dopotutto è diretto da Luc Besson, lo stesso regista del Quinto Elemento, un film che adoro tantissimo. Però allo stesso tempo ha diretto Lucy, cosa che ha abbassato un po' le mie aspettative. Però devo ammettere che il concetto di questo film è veramente ambizioso e interessante. C'è Alpha, questa stazione spaziale enorme, che è praticamente costituita da centinaia e centinaia di navi spaziali che si sono unite, dove al suo interno tutte le culture che costituiscono questo pianeta possono comunicare, possono convivere, possono commerciare tra di loro. Ma quando viene rilevato uno strano segnale energetico che proviene proprio dal centro di questa città spaziale, i due agenti spaziali, Valerian e Laureline, vengono ingaggiati dal governo per investigare. Penso di aver appena trovato il modo migliore per descrivere questo film, ora immaginatevi, però senza il loro stesso fascino. Per carità, questo film è veramente veramente creativo ed è senza dubbio un suo punto di forza, anzi il suo punto di forza, che è un po' quello che ti puoi aspettare da un regista come Luc Besson. Moltissimi degli ambienti rappresentati in questo film sono veramente belli da guardare e ti fanno venire una gran voglia di esplorare ulteriormente questo pianeta, città spaziale, astronave, senza poi dimenticare l'intera scena che si svolge in un mercato interdimensionale che puoi solamente vedere se hai su un paio di occhiali speciali con cui puoi interagire solamente se hai dei guanti speciali. Non so se questa è un'idea presa dai fumetti da cui è tratto questo film, però l'idea è geniale, è bellissimo. E gli alieni stessi presenti in questo film non potrebbero essere più fantasiosi uno diverso dall'altro. Da quello che ho capito, hanno praticamente preso i team creatori degli alieni e li hanno completamente isolati dagli altri gruppi per far sì che non si influenzassero a vicenda con idee. E il risultato finale riesce a dare un tocco estraneo agli alieni, non solo tra alieni e umani, ma anche tra le diverse razze aliene. Quindi è stata veramente un'idea geniale. Peccato! Perché ci deve essere un peccato. Peccato che però noi la maggior parte del film lo passiamo con queste specie di copie di Avatar però albine. Sembrava veramente che gli addetti degli effetti speciali avessero preso i vecchi modelli di Avatar e sbattuti e ricolorati un po' in questo film. E non mi avrebbe dato così tanto fastidio se non fossero loro al centro della trama. Trama che ha fatto sì che questo film avrebbe potuto tranquillamente avere il titolo Valeria nella città dei mille side quest. Perché praticamente la trama è quella: devi fare questo, ok, però prima di fare questo, però prima di fare questo, però forse quell'altra persona fa questo. Un side quest gigante che può dare fastidio, come non può dare fastidio. A me ha infastidito semplicemente perché non aveva nulla di sostanzioso sotto, non sembrava avessero un motivo di esistere se non per allungare il film. E poi in generale buchi di trama, buchi di caratterizzazione dei personaggi che non facevano senso né in cielo né in terra. Soprattutto alla fine c'è Valerian che dice una frase in particolare che mi ha dato un fastidio della miseria. Se guarderete questo film capirete esattamente quello di cui sto parlando. Ah sì, dai, giusto, parliamo di questi personaggi. Ciao va. Per cominciare, Dane DeHaan interpreta Valerian e non me lo ci vedevo neanche un po' nel ruolo. Zero. Un attore che fino a quel momento aveva fatto il ragazzo cattivo di Chronicle, il futuro Goblin in The Amazing Spider-Man 2 e quello strano film di La cura del benessere che ancora oggi non ho capito se mi è piaciuto o no. Veramente non so perché hanno scelto lui per interpretare un ruolo che è essenzialmente Han Solo, cioè un uomo d'azione, donnaiolo, tutte cadono ai suoi piedi. No, non con quella faccia. Per carità, no, niente. E mi è sembrato quasi che per tutto il film la sua interpretazione fosse: io posso fare questo ruolo, io sono attore, ho mille sfaccettature, sono figo, sono il Oh no no no. Senza contare che poi questo personaggio mi stava veramente antipatico, non lo sopportavo. C'è un'intera porzione del film nel quale lui non c'è ed era la porzione migliore. Senza contare poi la zero chimica col suo love interest Laureline, interpretata da Cara Delevingne, che ancora non ho capito perché fa film. Io ho pensato che dopo questo, sinceramente abbia pensato che forse il cinema non fa per me, però è presente in questo film e nonostante faccia un lavoro migliore del protagonista è comunque un personaggio anche lei antipatico, meno di lui senza dubbio. Cioè ti ritrovi a seguire questi due personaggi che non trovi interessanti più di tanto, cercano di fare battute tra di loro ma la loro chimica è zero, quindi anche le battute vanno a zero e vuoi solamente che questo film torni nelle parti azioni, nelle parti creative, nelle parti con gli alieni per guardare qualcos'altro. Poi c'è Clive Owen che è lì.
Veramente la parte che mi ha sorpreso di più e divertito di più dal punto di vista degli attori in questo film è Rihanna. Non avrei mai immaginato di dire queste parole. Rihanna è l'attrice migliore di questo film. Lei interpreta praticamente quello che è una specie di medusa seppia muta forma. E sì, il suo numero di pole dance è stato veramente interessante da guardare. Però allo stesso tempo Rihanna non è presente moltissimo, perché per la maggior parte del tempo ha semplicemente la sua forma aliena e quindi senti solamente la voce, che di nuovo molto espressiva, sicuramente più di tutti gli altri attori, però allo stesso tempo è solamente una parte della performance. Che si può dire infine di Valeria nella Città dei Mille Pianeti? È un film che diverte, però non aspettatevi molto altro, anzi più abbassate le aspettative più vi divertirete. È senza dubbio uno spettacolo visivo da non perdere, però allo stesso tempo è tutto fumo e niente arrosto. E diciamo che alla fine comunque mi sono divertita a guardare questo film, però non aspettatevi molto altro. E quindi a Valeria nella Città dei Mille Pianeti do 3 popcorn su 5. E voi invece che cosa ne pensate di Valeria? Lasciate pure un commento qua sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale cliccando l'icona e passate dalla mia pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati su quello che combino. Per oggi è tutto, un bacione e alla prossima!